introduco. Certo. Io che ti introduco, capito? Per le guarentigie e tutto quello che ne deriva
alla fine è scaturita nel libro tra Filippo il Bello e Policarpo VIII, il quale pretendeva di avere l'autorità rispetto al re, e il re assolutamente non l'accettava. Nel frattempo, Filippo il Bello continuava a conquistare territorio in Francia. E alla fine, attorno al 1310, ci sono state una serie di evoluzioni, diciamo, reali, nel mondo reale, ma anche nel concetto cronologico di alcuni aspetti della vita sociale. In particolare, quello che riguarda l'essenza dello Stato e quindi l'evoluzione che era inizialmente in fase embrionale per poi diventare quello che è stato definito univocamente da tanti storici lo Stato assoluto. Non tanto perché Filippo il Bello aveva costruito uno Stato consolidato, conquistando i territori, ma semplicemente perché aveva strutturato lo Stato in maniera organica. Quella che piano a mano andava acquistando, acquisendo come territorio, diventava parte di quella sistemazione organica che dava un motivo di essere a tutti i francesi, per caso particolare. E che la cosa, diciamo, essenziale dello Stato assoluto, come tutti gli Stati, anche quelli attuali, è il territorio. Il territorio, per esserci uno Stato, ci deve essere alcuni elementi essenziali, fra cui importantissimo e in primo luogo il territorio. Il territorio che deve essere difeso, e quindi ci vuole qualcuno che lo difende, un esercito che lo conquista e poi continua a mantenere il potere delle armi. Ma d'altra parte serve anche un finanziamento. E fino ad allora, e poi anche successivamente, espandendo la visione a livello europeo e mondiale, diciamo che le cose hanno avuto un cambiamento graduale, come tutte come attualmente. Oramai le cose attraverso internet cambiano, si può dire, quasi istantaneamente dappertutto in tutto il mondo. Allora ci voleva del tempo. E la cosa essenziale era che per reggere lo Stato occorrevano le risorse di vario genere, e in particolare le risorse alimentari e le risorse, diciamo, di compensazione delle prestazioni, chiamiamolo così, perché il re aveva bisogno di collaboratori, in particolare militari, che doveva pagare, e in generale in epoca antica si pagava con sale, tant'è che si parlava di soldati e di salario, no? Che deriva dal sale, termini che derivano dal sale. Quindi la cosa è andata, diciamo, diffondendosi gradualmente. E però era essenziale, appunto, riscuotere le decime, riscuotere le rette, riscuotere fiscalmente i contributi dei partecipanti allo Stato. Ed è il motivo per cui, appunto, questo Stato poteva sostenersi. C'erano questi vari elementi che hanno contribuito e hanno contribuito in maniera determinante nel corso dei secoli con tutta una serie di evoluzioni che non sto troppo a dire perché sennò non, la giornata non basterebbe sicuramente e quindi gradualmente si arriva allo Stato moderno. Lo Stato moderno prevede alcune di quelle, diciamo, essenze, fattori essenziali che abbiamo terminato adesso, in più una serie di altri fattori, in particolare della legge. Quindi oltre a un territorio, a una popolazione, a un esercito che difenda l'esazione delle tasse, serve soprattutto una legge e quindi una classe, ecco, no, così per dire, serve quindi una legge che sia attuata e sia emanata da un'autorità che gode di autorevolezza e soprattutto serve una legge
dice che sia diciamo abbastanza tenga abbastanza in considerazione le esigenze di chi la deve rispettare. E quindi ecco, quindi a partire dalla rivoluzione francese e poi a seguire la costituzione degli stati moderni. E gli stati moderni quindi devono avere queste caratteristiche, ma la prima di tutte, la prima assolutamente di tutte in questo nostro stato in cui tutto è monetizzato, come abbiamo capito fin dall'inizio, dello stato assoluto, quando per mantenere che lo stato occorreva l'esercito, e l'esercito era composto di soldati che bisognava pagarli all'epoca con la moneta in corso all'epoca. Poi ovviamente, essendo si è evoluto il concetto di moneta nel corso dei secoli, quando nel 1793 fu emanata la prima costituzione della rivoluzione, dell'anno primo, fu emanata legge, una serie di diritti della Costituzione, e da lì ecco perché nasce lo Stato moderno, perché nasce dalla Costituzione di uno statuto che tutti devono rispettare, quindi in cui sono elencati tutti i diritti essenziali. Adesso lo Stato attuale, tralascio due secoli e mezzo di storia, e vi elenco i diritti che noi dovremmo avere. Allora, vi leggo perché tutti non me li ricordo a memoria, ovviamente. Allora, il diritto di permanenza in vita, che è la cosa più essenziale, se non sei in vita non godi di nessun altro diritto. Il diritto di paternità, il diritto di nazionalità, di discendenza, di eredità, di possesso, di matrimonio, di procreare, di esercitare un lavoro o una professione che potessi mantenere la famiglia, il diritto all'impresa, alla solidarietà sociale e alla dignità, all'eguaglianza di rapporto con le istituzioni e quindi l'equità sociale, cosa che poi dopo vedremo appunto contro le pensioni, il diritto di partecipazione alla vita politica, il diritto elettorale, il diritto alla propria lingua e alla propria cultura, il diritto di parola, il diritto di esercitare il proprio culto, il diritto di movimento, il diritto di circolazione, il diritto di espatrio, il diritto alla salute, il diritto alla casa, il diritto ad un domicilio che è diverso da quello della casa, il diritto all'educazione, allo studio, alla cultura, alla conoscenza, il diritto alla libertà, alla difesa legale, alla difesa territoriale, alla difesa contro l'oppressore, il diritto d'autore, il diritto d'immagine, il diritto di privacy, il diritto alla segretezza della corrispondenza e poi, in ultimo, qui ma ce ne sono anche altri che non è di minore entità che non ho elencato, il diritto alla gestione della emissione monetaria. Se non c'è quello, questo diritto, il 33esimo, che venga rispettato in uno Stato moderno, lo Stato moderno cessa di esistere. Quando noi abbiamo delegato alla Comunità Europea l'emissione dell'euro, noi come Stato abbiamo cessato ufficialmente di esistere, anche se per altri aspetti continuiamo ad esistere, ma quello è il primo gradino per l'estinzione dello Stato. La dissoluzione dello Stato. Quindi da lì bisogna partire. Allora, tutti quanti oggi, Nino Galloni, che è un carissimo amico che conosciamo da tanti anni, ha partecipato a tutte le lotte per cercare di trovare una soluzione e ultimamente ha aderito a una fazione che si chiama Vox Italia, che è sicuramente qualcosa di, diciamo, di interessante, se non direi di nuovo sarebbe esagerato, ma interessante. Poi spiegherò il mio rapporto anche nel mondo. Sì. E quindi ecco, esistono oggi, ma da parecchi anni, diciamo delle intenzionalità buone, nel senso che da decenni quelli più sensibili, come me, come Galloni, come tanti altri amici, abbiamo capito che c'era in itinere questa intenzionalità di distruggere lo Stato, in particolare lo Stato sociale. E quindi abbiamo cercato di porre rimedio in tutti i modi. Perché e come? Abbiamo tentato, fondato dei partiti che hanno avuto più o meno vita breve, vita grama, vita importante, ma comunque hanno manifestato un tentativo di presa di gestione da parte del popolo o di ripresa di gestione
praticamente sottratto. Quindi l'errore che noi tutti abbiamo fatto nel corso degli anni è stato quello di voler cambiare il sistema partendo dalle regole del sistema, quelle che ci hanno permesso di utilizzare, e quali? In particolare il diritto elettorale e il diritto politico. Ma non è attraverso questa strada che si riuscirà mai a raggiungere niente, come è oramai più che dimostrato da tutti i fallimenti di tutti i vari partiti, a cominciare da quello più vicino a noi, il più acclamante, dei grillini del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle era partito come stra-rivoluzionario, rubandoci le idee a noi che eravamo venuti prima, 10, 20, 30 anni prima, e che però a noi stava benissimo che fosse portato avanti le nostre idee, perché noi come dei missionari divulghiamo la parola, come dice la parabola, no? Però quello che è importante non è quello, è metterla in atto, e chi la mette in atto, sia, a noi sta benissimo, anche se saranno i nostri nipoti, vorremmo che fosse prima ovviamente, ma questo per noi è influente. Quello che è importante è che lo Stato diventi uno Stato, ritorni ad essere uno Stato sociale da quello embrionale che ci abbiamo avuto dalla fine della seconda guerra mondiale e poi fino agli anni 70, perché da lì è cominciata la sregolazione del sistema, di quel po' di sociale che eravamo riusciti a mettere in piedi. Per cui tutti quanti, quelli del nostro ambito, da decenni dicono che bisogna sovvertire il sistema, e però lo vogliono fare attraverso il sistema elettorale. Mentre è sotto gli occhi di tutti che tutti quanti oggi inveiscono contro la grande finanza internazionale. Allora il nemico è la grande finanza internazionale, non sono i nostri politici che sono esattamente come noi di questo regime, o corrotti o collusi o ricattati da questo regime, che è molto più in alto che a livello di Stato Italia. E quindi questo è il problema. Il problema è trovare il percorso e il progetto e la strategia utile ed intelligente e giusta e corretta, esatta, per andare a mettere questa gente fuori gioco. E si può fare facilmente, basta semplicemente avere la gestione della moneta. Ed è la moneta lo strumento politico in primis, la moneta. Cioè noi non abbiamo sempre tutti quanti avuto sott'occhio e sotto le nostre mani la possibilità di utilizzare questo strumento, e nessuno l'ha mai fatto, e nessuno ha mai pensato neppure, secondo me, pochi l'hanno pensato, pochi. Perché quando io parlo con i colleghi appunto che si occupano di monetarismo e di altro, li trovo come dei profeti di un Dio minore, e invece è il Dio maggiore. È vero, Nino? In un certo senso, quindi quello che occorre fare è mettere in piedi una strategia che attraverso la sottrazione graduale della manipolazione e gestione della moneta possa essere utilizzato per scavalentare questo strumento contro questa genia internazionale di super partners, perché in realtà non ha, come quando i bardi finanziavano Guglielmo Vino o in Inghilterra, ai bardi non gliene fregava niente di restare i soldi sia a Guglielmo Vino che ai suoi avversari. Chi diceva, diceva, comunque loro avevano vinto, come hanno sempre portato successivamente ancora adesso. E quindi poi daremo la possibilità di dibattere. Quindi quello che noi oggi dobbiamo portare avanti come progetto primario è la sottrazione del potere monetario a questa gente, e le funzioni e le modalità di utilizzo e di realizzazione sono infinite, come infinite sono anche le modalità di utilizzo dello strumento monetario da parte delle banche, dei banchieri nazionali, europei e mondiali. E uno degli strumenti, secondo il mio punto di vista ovviamente personale, ma derivante da ricerche storiche, politiche e quant'altro che ho fatto in questi anni, secondo me è lo strumento primario da utilizzare. Perché? Perché intanto è una
strumento di ratifica, dipende da una ratifica di una convenzione internazionale tenutasi nel 1930, che l'Italia ha poi tramutato in legge nel 1969 e 1933, e che è tuttora in vigore con pochissimi, con rari interventi legislativi poi successivi. Ultimamente nel 2007, 2009, 2013 ci sono stati una serie di cambiamenti, ma in realtà non hanno portato nessuna prerogativa diciamo intollerabile alla convenzione internazionale originaria. Quindi la cosa importante è che appunto c'è questa legge, questa convenzione internazionale, questa legge nazionale è condivisa, ratificata da altri 41 stati in giro per il mondo, per cui la cambiale è uno strumento di pagamento internazionale. Non a caso anche le banche e gli stati utilizzano i bond, in realtà sono delle cambiali molto particolari, ma sono delle cambiali. Sono dei pagherò, in realtà, perché il pagamento deve avvenire sempre in metallo prezioso o comunque in beni e in natura, non in uno strumento di veicolo del valore, un titolo. Non è il titolo del valore, ma il valore è qualcosa di sottostante, di concreto, di reale. Quindi con la cambiale sociale è possibile intervenire in maniera determinante, sottraendo volume di denaro gestito dalle banche e apportandolo in un circuito alternativo parallelo a quello che però viene gestito da entità diverse e che poi viene utilizzato e è emesso dal singolo cittadino a secondo della sua necessità entro dei parametri che ovviamente vanno circoscritti per evitare una serie di difficoltà derivanti dalla mala gestione della circolazione. Quindi a questo punto bisogna cominciare a valutare le varie possibilità. Ecco, ci sono, come Nino ha accennato tante volte, le monete complementari che si possono basare ad esempio sui crediti dello Stato, si possono sui crediti fiscali, si possono incardinare su radicare su dei valori in possesso degli enti o anche addirittura dei privati, facendo una raccolta come fece il fascismo con l'oro alla patria, con le fedi nuziali delle mogli, no? I sistemi sono tanti. È il limite dovuto alla fantasia, all'inventiva di chi poi lo gestirà questo sistema. Però, a mio parere, quello più immediato, quello più pronto, quello più risolutivo nel breve termine è la cambiale sociale. Ecco, io lascerei poi la possibilità di parlare della cambiale sociale in un momento successivo nel pomeriggio. Adesso vorrei sentire, visto che c'è ancora la sua presenza, il parere di Nino. Adesso vi presenterò Nino Galloni, che terrà qui a questa giornata, a questo incontro, però ci terrei a farvi presente che tutti quanti i presenti qui avranno la possibilità di presentarsi, perché ci tengo che le persone che sono venute qua dicano chi sono, ma soprattutto esprimano il perché sono stati attirati da questa giornata che a parere nostro è così interessante e che può fornire delle soluzioni concrete per il popolo italiano. Per questo adesso vorrei intanto presentare Nino Galloni e, dopo aver sentito la testimonianza e l'intervento di Nino Galloni, fare una presentazione di tutti i presenti qui. Grazie ancora. Prego, Nino Galloni. Si è detto che nessuno ci aveva mai pensato qualcosa del genere all'inizio di una moneta parallela. Io mi ricordo di aver aderito ad Arcipelago Scheck, in cui ti venivano inviate proprio delle banconote. Io sono
ed era però una moneta diciamo complementare, cioè si affiancava all'euro, e quando andavi a fare la spesa nei posti in cui veniva accettato tu davi una parte in euro, una parte in questa moneta. Sembrerebbe anche, ho letto da qualche parte, che questi scelti abbiano aiutato in Grecia, diciamo così, a mitigare quello che era lo sfacelo economico. Posso rispondere adesso oppure rispondo dopo? E io preferirei un'ultima cosa soltanto, e poi vi ricordo che c'era un modenese probabilmente che fu arrestato per una cosa del genere, non per lo scelto ma per l'emissione o l'utilizzo di una moneta parallela. E quindi questo anche chiedevo un chiarimento, visto che poi sicuramente ne sapete più di me, insomma. Ha introdotto qualcosa che io volevo dimenticare. Io preferirei fare le domande a solo questo, perché sennò nel senso che nasce un dibattito che purtroppo va ad allungare i tempi. E... Dunque, per guardare la sistema cosciente, io sono il fondatore di Euroma, che è stato uno degli 11 circuiti di emissione monetaria di moneta parallela che ha fondato a sua volta a Cipro. E quindi conosco bene la tematica. Il problema lì è uno solo. Come ha detto anche la Guardia di Finanza in più interrogazioni che abbiamo presentato appunto alla loro attenzione, la moneta parallela, che si chiama il cervello cosciente, quello che sia di qualunque altro nome, quello complementare, è semplicemente un abbono, e come tale va considerato anche a livello fiscale, quindi diciamo che è qualcosa in aggiunta a qualcosa che tu però già hai. Se devi comprare un paio di scarpe di 100 euro, il negoziante invece di farti lo sconto del 5, del 10, del 15% secondo la tua considerazione, ti farà uno sconto in cui lui non ti dice che è uno sconto, ma ti dà un buono che tu puoi pagare, che ne so, su 100 euro, 5, 10 o 15 euro, utilizzando quelle monete complementari. E quindi è un discorso che se tu non hai già i 95 o i 100 o i 90 euro per comprare le scarpe non te le compri, pure se hai 200 euro in check, capito? Lascio la parola a Nino. Sì. Concludo questa risposta, poi faccio il mio intervento, in base a quello che ho sentito dire prima, da te e da Andrea, come mi piace la sicurezza fresco, pericolosissimo. Allora, il problema della cifra conoscente fu che io spiegai, anch'io sono stato frequentatore, che bisognava portare questo sconto a buono ad una percentuale che fosse superiore al margine operativo lordo delle aziende. Eravamo partiti dai commercianti, eravamo partiti dall'idea che c'era una grossa crisi di capacità di reddito degli italiani, quindi è chiaro che se tu fai uno sconto del 33%, che cosa succedono? Due cose: dal lato del compratore, che avendo uno il 66% di moneta a corso legale e il 33% di quella, diciamo, a corso normale, se io con 100 euro mi posso andare a comprare un paio di scarpe a prezzo pieno, oppure un paio di scarpe e altre cose con i 33 euro rimanenti, però se io mi vado a comprare con 300 euro tre paia di scarpe, me ne danno 4 paia, no? Quindi c'è un aumento del reddito dell'utente. E però che cosa succede da parte del compratore? Che se lo sconto è troppo basso, quindi 5-10%, lui comunque l'avrebbe fatto questo sconto, quindi prende lo check e lo butta nel cestino. Ha fatto lo sconto del 10%, si è preso un cliente, l'ha tolto al concorrente che non accetta lo check. Non è. Se invece lo sconto è più alto, lui deve riutilizzarlo per comprarci qualcosa a sua volta, perché se no sta facendo una perdita, allora diventa moneta perché circola. Infatti si chiamava check, lo sconto che cammina, no? Ok. Non mi hanno dato retta,
poi come danno retta né quelli che stanno in Africa, quelli che stanno in basso, no, niente di nuovo, eccetera. E poi è andata come è andata. In particolare è successo un disastro, credo, a Padova. Cioè a Padova è successo sicuramente, ma è successo anche da altre parti, perché questi sheik, invece di circolare e invece di finire il cestino, che è il male minore, si sono accumulati nei cassetti. Quando la crisi è peggiorata, li hanno tirati fuori tutti insieme e ovviamente non hanno funzionato. Adesso chiudiamo questo discorso, ti ringraziamo della domanda, però effettivamente. Io, a prescindere adesso da quello che ha detto Orazio, che era abbastanza interessante, diciamo, di storia, che condivido, poi anche lì nel mio libro riprendo, approfondisco, perché insomma sempre intorno a quei temi, poi alla fine tornerò sul, parlando delle soluzioni, perché condivido l'approccio. Volevo partire da questa frase di Andrea, cioè volevo fare un ragionamento più completo a livello politico per vedere cosa ci manca. Allora io, per semplicità, partirei dal governo Monti, perché il governo Monti è stata un po' una punto fondamentale nella recente storia. Che sia stato un colpo di Stato lo sanno pure i sassi, non c'è bisogno che stiamo qui a ripeterlo. In precedenza il governo Berlusconi che cosa aveva fatto? Aveva gestito in modo così un po' alla democristiana, quindi neanche troppo sbagliato, per cui vabbè la spesa pubblica, vabbè i problemi, vabbè, e tutto sommato Tremonti se l'era cavato abbastanza bene come ministro dell'economia, aveva detto anche un sacco di cose giuste, sì, ma perché quello faceva sì che, io posso dire anche guardando le mie sostanze, stipendi eccetera, che fino a quel governo lì le mie entrate andavano bene, le mie finanze erano floride, gli impegni che io avevo preso in precedenza, mutuo bancario, robe, figli, mogli, ex mogli, insomma, disastri della mia vita, tutto sommato lì ero cieco e non avevo problemi poi andarmene in vacanza, avere la macchina, anche se non me ne frega niente di possedere, però voglio dire, uno comunque, certamente, come dicevo con Adriana Quattrino prima, certamente dice, ma servono i soldi? Dico io, forse non servono, però diciamo, i soldi non fanno la felicità, ma figuriamoci senza, quindi sostanzialmente, con il governo Monti praticamente la mia situazione è andata a picco perché già ha ridotto gli stipendi. Professionalmente mi sono trovato un grosso in banca, cosa che non mi era successo neanche da quando ero bambino, eccetera, che ho dovuto chiedere pure un prestito a mio fratello, e ancora io dovessi. Ma il punto qual è? Che Berlusconi fu ricattato anche per la questione del Daphne, anche per la questione del Daphne, nel giro di mezz'ora, un'ora circa, luglio di quell'anno, adesso l'anno 2008, le azioni Mediaset furono fatte artificiosamente crollare del 40%, e dopodiché ha fatto melodicamente o così o comì, e Berlusconi o purtroppo collo se ne andò. Perché parlo di questa cosa? Perché adesso si sta profilando una situazione similare, cioè in Europa non si vuole che il prossimo governo si chiami Salvini Meloni. Io non sono un tifoso né un sostenitore di Salvini e di Meloni, però da italiano vorrò rispettare quello che è il risultato della volontà elettorale. Io ero contrarissimo a Berlusconi, però lo riconoscevo come mio presidente. Quando gli fecero l'avviso di garanzia lì a Napoli per farci fare la brutta figura, io insorsi, pur essendo notoriamente all'estrema sinistra, quindi non dovevo assolutamente essere d'accordo con Berlusconi. Allora praticamente, rispetto a questa frase importantissima che Andrea ha scritto sulla lavagna, sul foglio, è quello che cui dobbiamo fare attenzione, perché da una parte questa gente, cito di nuovo Berlusconi, cito Salvini, cito Meloni, secondo me è estremamente velleitaria. Cioè non ha capito che a livello internazionale noi siamo esposti. Perché così come hanno fatto crollare i titoli della Mediaset, Berlusconi ha dovuto
calare le braghe senza se, senza ma, allo stesso modo le braghe le dovremmo calare tutti se da un giorno all'altro le agenzie di rating ci danno il BB nero, quindi le banche non possono più tenere i titoli di Stato nei loro attivi e non possono quindi comprare i nuovi titoli. A quel punto cosa serve il MES? A niente da un certo punto di vista, ma potrebbe intervenire la BCE, la quale, come sapete, non può comprare titoli sul mercato primario, cioè quelli che emette lo Stato, salvo in un caso che si chiamano outright monetary transaction. Che cosa vuol dire outright? Vuol dire fuori legge. Quindi la Banca Centrale Europea farebbe delle operazioni fuori legge, facendocele pagare con una perdita totale di sovranità, di libertà, eccetera. Non a caso ho parlato di Italia. Allora, quello che mi dispiace, anche quando ho parlato con vari personaggi già citati tre volte, ma perché l'Italia, l'Europa, il Mediterraneo non ci dotiamo innanzitutto di un'agenzia di rating che dia il rating in base a dei principi economici chiari, fondamentali dell'economia? Quali sono i fondamentali dell'economia? Primo luogo la bilancia commerciale. Noi abbiamo una bilancia commerciale attiva, siamo la terza potenza mondiale quanto a diversificazione merceologica dell'export, e ci vogliono far credere che noi dobbiamo andare in default, quando il nostro debito pubblico, che è il 135% del PIL, però è l'11% della ricchezza nazionale, è la metà del risparmio nazionale, è un settimo della ricchezza del patrimonio dello Stato. Quindi non è un problema, cioè, se uno dice, Palloni ci ha preso un mutuo nel 2007, sì, quando mia figlia è venuta a vivere con me, ho preso un mutuo di 500.000 euro, adesso sto in difficoltà, ma allora no, perché avevo un stipendio più alto, avevo più entrate, no? Quindi quei 2.000 euro circa al mese di mutuo, tra l'altro mi hanno fatto un mutuo buono, non mi pesavano, adesso mi pesano perché sto guadagnando di meno. Quindi è come va il PIL che determina se il debito è sostenibile o meno, ma i titoli del debito pubblico italiano hanno sempre visto la stessa situazione, cioè la domanda è molto superiore all'offerta, soprattutto per i titoli a 5 anni, a 3 anni, a un anno, anzi addirittura abbiamo anche noi italiani visto tassi di interesse negativi, che per i risparmiatori normali non avrebbero senso, no? Tu gli dai 10.000 euro per avere un titolo che ne vale 2.900, non ha senso. Allora, questa situazione in effetti va capita, perché se non ci uniamo tutti quanti, questo è il punto, se non spieghiamo a questa gente che, perché loro ci porteranno in guerra contro i carri armati con fionde e bastoni, è questo che non va. Adesso, a prescindere dal tipo di situazione che si dovesse sviluppare, quando noi non avessimo una difesa preventiva, che è, ripeto, l'agenzia di rating, e dando le 3A l'Italia consentirebbe alle banche di mettere i nostri titoli negli attivi dei bilanci, anche nell'ipotesi che appunto le agenzie di rating americane ci dessero il BB meno. Voi pensate però che queste agenzie ai loro migliori clienti consigliavano l'acquisto di titoli come Parmalat, Enron, Worldcom 10 minuti prima del crollo degli stessi, perché gli avevano dato le 3A a questi titoli. Quindi non sanno niente, non capiscono niente, si muovono solo a livello politico di manipolazione. Però dall'altra parte noi siamo perdenti se non riusciamo a unirci. Ci sono tante iniziative, io vado un po' dappertutto, dopo dirò anche di Vox, visto che hai citato questa cosa, cerco di andare dappertutto più o meno per dire le stesse cose.
Dopodiché, se tutti mi battono le mani, se tutti dicono hai ragione, qualcuno mi compra pure i libri, ma perché non ci si può mettere in uno stesso contenitore, che poi sia un fronte, sia un partito, sia un movimento unitario? Adesso queste cose le lascio a chi ne capisce più di me a livello organizzativo. Non riesco a capire perché non riusciamo a metterci tutti insieme, per cui riscontriamo che siamo pochi. E sapete qual è la conseguenza di questo pochi? Che non riusciamo a coinvolgere e convincere i più giovani, che invece quello è la misura del fatto che un movimento, un'idea, un'iniziativa eccetera va avanti o meno. I quali vanno su altri canali, ad esempio ragionare in termini di network, e qui viene il discorso della moneta. Perché vedete, nel 1981, quando si decise il divorzio tra il Tesoro e Banca d'Italia, che ha cambiato la storia del paese in peggio, e stiamo ancora soffrendo da 30 e più anni, 40 anni quasi di quella situazione, non è stata vittima solo il Tesoro, che non ha più potuto stabilire il tasso di interesse, perché il tasso di interesse l'hanno stabilito i mercati, cioè le banche, lo hanno fatto alzare enormemente, e quello ha fatto schizzare verso l'alto il debito pubblico, che era il 60% per l'opportuno, ed era il 120% alla fine del decennio. Sarebbe da domandarsi come è possibile il Parlamento e i governi abbiano accettato... Te l'ha spiegato, il principale artefice del divorzio, Beniamino Andreatta, 10 anni dopo, che intervistato da un giornalista di Repubblica, che appunto gli chiedeva una cosa così importante, perché non l'avete portata in Parlamento, e lui ha risposto: l'abbiamo portata in Parlamento perché ci avrebbero dato voto. Cioè, voi pensate che negli anni 80 io entravo alla Camera che al Senato, e mi consideravano una specie di messia. Perché, cioè, e sapete cosa fecero Ciampi, Carli e Andreatta? Andarono da mio padre, che era un uomo politico importante, e gli dissero: guarda che tuo figlio è un pericolo nazionale, lo devi fermare. Invece mio padre mi spronava, perché aveva capito che avevo capito, però non è stato abbastanza deciso. Più deciso era con Alcatelli, e anche Craxi mi appoggiava. C'era una piccola parte del Partito Comunista che fu massacrata da Berlinguer per questa ragione, in base a una telefonata dello stesso Ciampi, e mi dissero: tu, onesto, non ti puoi mettere a capo di un esercito di keynesiani disonesti, perché si vedeva che se non si fosse fatto un divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, le classi politiche meridionali, e non solo meridionali, perché si davano soldi a parata alle industrie del nord, quindi non è vero che erano solo i meridionali, era tutto quanto. Praticamente, secondo loro, avremmo mandato semplicemente, invece di essere la quarta potenza mondiale, saremmo diventati la terza, la seconda. Quello che non si capì. E mi dissero: quindi ti dobbiamo fermare. E mi dissero veramente, e mi fermarono. Peraltro, non sono salito su Britannia, e quello ha completato. Però l'altra vittima del divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia è stata la cambiale. Perché il miracolo economico noi l'abbiamo fatto con le cambiali. Le lire servivano per pagare i bolli. Quindi ma la cambiale vale come una stretta di mano, no? Cioè, se io sono un è il massimo della fiducia. Se io sono un industriale di prodotti finiti, ma non ho i soldi né miei né prestiti per i semilavorati, i barattoli, i cosi, e vado da chi produce i barattoli, i semilavorati, eccetera, e dico: guarda, io non ti posso pagare adesso, nel poverino, ma venderò. Sì, sì, no, ma è la storia. Parlerà proprio di cambi di paradigma. Cioè, proprio il cambio di paradigma. Venderò 100.000 barattoli, quindi ti ripagherò per il prodotto finito, te lo pagherò. Quello sì, mi è detto che può essere anche una stretta di mano. Allora, per concludere questa parte, la cambiare è poi uscita dal nostro sistema ordinario, perché con tassi di interesse che andavano verso il 20%, chiaramente non era più conveniente accettare. Considerate che negli anni 80 la spesa pubblica è andata così, è andata. Spesa sociale è rimasta uguale in rapporto al PIL, che cresceva, non è aumentata rispetto al PIL. Spesa per funzionamento istituzionale è rimasta uguale. Spesa per investimenti è crollata, quindi abbiamo sottratto alla classe politica il potere più importante, che è quello di decidere gli investimenti, ma così la classe, lavoro, sì, ma la classe politica, così sollevata dal potere più importante, si è dedicata ai propri affari e alle poltrone.
successivamente. Non è che quella prima non si occupasse delle poltrone e dei propri affari, ma era in più oltre a decidere gli investimenti pubblici. Il momento in cui la classe politica, dopo l'81, non ha più potuto decidere gli investimenti pubblici, chiaramente i politici sono andati sempre peggio, è andata sempre più deteriorandosi la classe politica, perché che devono, non possono decidere niente. Arrivano là e gli dici, beh, adesso sei contento, sei diventato ministro, dice sì, ma sai io non ci abbiamo soldi, non ci abbiamo risorse, che non è vero perché non ci sono i soldi. Io ho fatto il direttore generale per tanti anni, i soldi c'erano, bastava andare a vedere dove erano bloccati e smuoverli, no? Per dire quello che anche ci si aspettava da questi due ultimi governi, ma è stata una cosa abbastanza raffazzonata. La spesa che è aumentata durante gli anni 80 in modo esponenziale è stata quella per interessi, e si dovevano mettere sempre nuovi titoli di Stato per finanziare. 90 miliardi all'anno, ormai siamo su quel livello. Sì, sì, no, adesso è anche di meno perché è diminuito, ma non è quello il problema. Il problema è che la massa delle tasse che si raccolgono è di più della massa della spesa al netto degli interessi. Quindi anche che fosse un centesimo, comunque l'insostenibilità è nei flussi e negli interessi, non nella consistenza, non nello stock del debito. Il problema non è lo stock del debito, il problema è il rapporto fra la crescita che è zero e l'andamento degli interessi che non è zero. No. In Germania è zero e c'è un po' di crescita, ma questo ha messo in difficoltà allo sgocciolo anche loro. Sì, sì, no, sono già andati oltre lo sgocciolo. La nomina della Lagarde come successore di Draghi, invece di un tedesco che avrebbe dovuto far aumentare i tassi di interesse come chiedeva Trump, perché Trump aveva bisogno che l'euro si rafforzasse, no? Si indebolisse, Trump voleva che l'euro si rafforzasse. In modo di rendere più difficili le nostre esportazioni e più facili le loro. Ma invece è successo il contrario, cioè è successo che dopo Draghi è andata su una che certamente non è una colomba ma nemmeno un falco, e quindi continuerà le politiche di moneta facile. Perché continuare le politiche di moneta facile? Perché le banche tedesche sono in perdita, perché comprano i titoli di Stato allo 0%, prestano denaro alle imprese allo 0%, tengono a tassi negativi i depositi obbligatori dentro la BCE, quindi loro cosa, quindi quando loro hanno un NPL, un non performing loan, un debito deteriorato, una sofferenza, non la possono facilmente togliere, non la tolgono volentieri dal loro bilancio, perché gli riduce l'attivo e quindi gli fa saltare i parametri famigerati. Invece le banche italiane comprano i titoli di Stato a un tasso di interesse tutto sommato elevato, prestano il denaro, lo sapete meglio di me, a tassi alti, anche usurai, e nessuno gli dice niente, ci fanno pagare i servizi in modo pazzesco, bonifici, regolamenti, eccetera, eccetera, e quindi compensano il deposito negativo presso la BCE. Quindi le banche italiane hanno dei conti profitti e perditi, dei margini operativi buonissimi. Conseguentemente, come qualcuno tentenna a pagargli le rate del mutuo del prestito, lo cancellano, vendono alla società di recupero crediti, che fanno grandi affari, perché svendono poi la tua casa. Ci sono 450.000 esecuzioni immobiliari in Italia, nessuno le paga. Aumenteranno, scusa, dovrebbe aumentare il PIL, ma aumenta la popolazione perché aumentano i residenti e il PIL rimane zero, quindi vuol dire che il PIL pro capita diminuisce. Qui ci colleghiamo al discorso del transumanesimo, che è importante. Certamente. Allora ecco, adesso parte il discorso poi nel merito della moneta, la storia, eccetera, che tanto poi lì ci sta nell'ultimo libro, quindi chi vuole se lo legge, eccetera. Io volevo concludere questo mio intervento esortandoci, non è amiamoci e partiamo, a riflettere su perché siamo ancora disuniti e come possiamo invece cercare di unirci, di trovare i giovani attraverso qualche network anche collegato con fenomeni monetari, perché forse questo potrebbe essere interessante per voi.
Allora, come vi dicevo, adesso gradirei che ognuno di voi qui venisse a presentarsi, dicendo il suo proprio nome e cognome, e dare una motivazione, che cosa ha portato ognuno di voi a venire qui, che cosa vi ha attirato nell'idea di sentire che cosa sia la cambiale sociale e del programma che noi vi stiamo proponendo come soluzione. Quindi che cosa ne pensate? Poi stasera tireremo le somme, avremo un'ora a disposizione, perché comunque la giornata di spiegazione e di introduzione della cambiale sociale terminerà alle ore 18, e tra le ore 18 e 19 avremo il modo di dare tutte le vostre, di farci tutte le vostre domande rispetto a quello che vi abbiamo presentato, e poi quello che vi chiederemo è di partecipare attivamente ai prossimi incontri, perché questo sarà soltanto il primo di tanti incontri che avvederanno di Walk of Change stanno organizzando sul territorio italiano, perché noi stiamo partendo da Roma, noi continueremo questi incontri qui su Roma, ma ci metteremo a disposizione. Oggi abbiamo detto una rappresentante che è venuta qui addirittura da Torino, ha fatto viaggio da Torino per venire a sentire quello che stiamo proponendo. Noi vogliamo andare in tutte le città. Quello che chiederemo ai cittadini italiani che saranno interessati al nostro progetto è semplicemente di aiutarci per quanto riguarderà le spese economiche per raggiungere il treno, e saremo addirittura disposti, ci metteremo a disposizione ad andare in qualsiasi città d'Italia a spiegare le nostre idee. Quindi ora vi prego, uno dopo l'altro, vi prego a venire un attimo qui e a presentarvi. Avete 2-3 minuti di tempo per presentarvi, dire chi siete e del perché siete qui. Grazie ancora. Buongiorno a tutti, sono Adriana Quattrino, condivido da tempo questi progetti, secondo me sono eccezionali, e giustamente, come diceva Galloni, dobbiamo riunirci per l'unione e fare forza. Proprio questo, la gente non crede più nella politica, non crede più in chi ha detto delle cose non giuste, però se noi, ognuno di noi, vuole veramente la propria patria, fa paura la parola patria, fa paura il suo colore, fa paura questo, ma non vuole danni di età, lo dobbiamo ai giovani. Quindi io sono per fare tutto il possibile che posso per partire questo progetto. Io da anni punto a un sogno che credo abbastanza realizzabile, ed è un azionariato popolare, sovrano. Secondo me noi come popolo dobbiamo riprenderci la sovranità e la dignità. Quindi la parte finanziaria è la parte malvagia, quella attuale, ma noi la possiamo portare in una parte seria. Facciamo un discorso di azioni, le blindiamo a trust, che va gestito perfetto, diamo un'alta resa economica, abbiamo dei risparmi alti come italiani, quindi non è che i soldi non ci siano. Facciamoci un'agenzia di rating, in Europa non c'è, e siamo sapienti noi, facciamoci noi. Quindi, insieme a mio socio, che l'hanno incaricato per la macro regione del Mediterraneo, noi possiamo avere questo, siamo top. Abbiamo un discorso di Mediterraneo, siamo una... Buongiorno a tutti, mi chiamo Salvatore Arugello, sono venuto interessato a questo convegno perché dalla locandina che mi è stata comunicata ho letto: vi promettiamo preparazione, soluzioni e cambiamento. Siccome è proprio quello che manca in linea di massimo nella maggioranza dei cittadini medi, preparazione e eventuali soluzioni, sono venuto per voler approfondire nel dettaglio come ci si può preparare, perché nel campo economico, almeno io parlo per me, in questo caso c'è un completamente un digiuno, si va avanti solo per slogan, per sigle, questo e quell'altro. Invece bisogna capire in maniera argomentata quello che serve per prepararci e poter parlare e diffondere, oltre che agire nei vari modi che ci saranno conseguiti. Poi una cosa che volevo domandare: come mai però anche queste monete complementari, come diceva il professor Galloni, serve un'unione, però c'è tutta questa difficoltà, questa diffidenza, questo stento a voler far partire come monete complementari? In questo senso volevo domandare come mai, per esempio, anche soltanto come mini botte, avevo sentito varie letture, varie interpretazioni che dicevano che comunque ancora il popolo italiano non era preparato ad accettarli. Quindi vorrei che si spiegasse meglio questo, perché altrimenti la soluzione poi diventa soltanto teorico, o che serve comunque, perché
una preparazione in base economica, almeno al mio livello, manca del tutto. Questi sono i motivi e questo volevo dirvi. Grazie. Poi magari questa risposta della prima specifica la Cedegnana, io te la posso dare già in maniera più grossolana e molto più elementare. Innanzitutto ci sono già delle leggi, già in Italia e anche addirittura a livello internazionale, che sono state fatte in seguito proprio alle nozioni che ci sono state tramandate da un grande professore, e parlo di Giacinto Auriti. Quando lui aveva creato delle risoluzioni e aveva messo in guardia rispetto all'arrivo dell'euro, chi aveva la possibilità di fare delle leggi, perché quello che era la strada che c'era stata indicata da lui poi venisse eseguita, hanno fatto delle leggi che hanno messo i bastoni tra le ruote a questo percorso qui. Per quello ti dico che tutte le persone che ad oggi, io vedo che molte persone si stanno facendo avanti nel campo economico e politico italiano e parlano di soluzioni, oggi parlano di soluzioni ma molte volte sono dei vicoli ciechi. Sono delle soluzioni che potevano essere idonee per il momento storico inizialmente all'arrivo dell'euro, ma ad oggi, dopo ormai 18 anni che abbiamo l'euro, purtroppo sono soltanto dei vicoli ciechi, e seguire quelle soluzioni lì ora sarebbe soltanto portare le persone verso delle trappole che non avrebbero via d'uscita. Per questo noi abbiamo questa condizione, siccome, come dicevo prima durante l'intervento del professor Galloni, ci troviamo in un periodo storico molto molto grave e molti ancora non hanno capito. Allora qui stiamo facendo un quadro della situazione attuale e non vogliamo essere catastrofisti e non vogliamo essere quelli che terrorizzano le persone, ma vogliamo portarli purtroppo alla definizione di realtà che non viene raccontata dai mass media ormai in mano al potere e dai politici che sono fatti comprare dal potere, che ormai è di carattere internazionale. Ma vogliamo preparare le persone a quello che sta arrivando, cercando di dare una soluzione che può essere adottata da tutti. E allora la cambiamento sociale, che è qualcosa che è sempre esistito e non è una nostra invenzione, è qualcosa che uno storico come Orazio Ferrani e Giorgio Vitali hanno potuto riprendere, e possono essere loro le persone che la possono spiegare in maniera adeguata, perché loro conoscono la storia. Allora la storia, quando si collega poi a persone che hanno un certo titolo in economia, inizia a diventare una storia comune e una preparazione che può essere fatta in diversi giornali. Quindi quello che contiamo di fare oggi è qualcosa che vorremmo fare a livello mensile, e poi magari farlo due o tre volte al mese, quindi magari a livello settimanale, ma questo dipenderà dagli italiani, dalla partecipazione che le persone vorranno mettere in questo progetto, perché devono capire prima qual è il progetto, devono capire se è quello che veramente vogliono, ma dopo devono agire. Io frequento tantissimi social, sono in tantissimi gruppi di tutti i tipi di social, da WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, ma non basta parlare dei problemi che ci attanagliano, dobbiamo trovare delle soluzioni, ma per trovare delle soluzioni dobbiamo innanzitutto incontrarci come stiamo facendo oggi. Continuiamo, grazie. Situazione di si era avviato un po' di azionario, a chi ne parlano? A chi non la
poco, c'è la crisi, io mi tengo, cioè la mia pensioncina me la tengo per stretta, capisce? Siamo un popolo di pecore. No, d'accordo, però se qui c'è noi, rimaniamo. Sì, aspetta, prendi conto, lei sicuramente, poi si parlerà anche, un grande amico del professore che è, come si chiama? È l'altro signore che è passato, come si chiama? No, ma il professor Nino Belloni, che ho incontrato con l'altro professore, che sta adesso in Italia, come si chiama? Rinaldi. Che hanno accompagnato, hanno tirato fuori da mini bot. All'altro adesso, tra l'altro, c'ho un po' da mancanza. La gente questo è il mini bot. Certo. Non c'è senso. Noi bisogna proprio creare da niente la moneta repubblica, non italiana, non la gente, ma l'Italia, dita c'è l'altro si chiama Italia. C'è lo Stato proprio scritto Repubblica dello Stato di Italia. Io quello che diceva il signore, in questo momento ci sono delle leggi che non ti permettono di farlo questo. La Repubblica dello Stato, poi firmato dal Presidente della Repubblica d'Italia, poi la scritta che c'era sotto, a credito per il popolo, come c'era la famosa parola da 100 euro. Ieri un signore di Napoli, forse con un nostro amico, mi ha girato che nel a suo tempo Grillo diceva questo, seguiva il signor quello vero. Ed è stato minacciato di morte, perché poi non ha più parlato, non poteva più parlare di signor Giorgio Mancarecchia, eccetera. Però siamo sempre in, quanti siamo? 10-12 amici, siamo sempre noi, come si fa? Cosa posso dire? Mario, io vorrei che tu facessi questo, subito. Lo faccio subito perché adesso sono di parlare un po' all'università, un po'. Qualcosa, con chi ne parlo? Se io alla Sapienza, c'è un secondo, c'è scritto antifa o contro quello, contro quella, da niente, non è all'università, cioè, si dice che un ragazzo è entrato nella Lega ed è stato cacciato perché ha andato a vedere, ed è stato su nei social, allora lì la politichese di tutti e due hanno rilanciato. Come si fa? Come si fa? Questo poi magari le mettiamo tra le domande da fare a fine giornata dopo le 18, perché sono pure degli spunti interessanti, anche il fatto di andare a parlare all'università secondo me potrebbe essere un progetto molto interessante. Prego Fabio. Buongiorno, sono Fabio Rottanzi, sono informatico, quindi poco di economia, però mi interesso un po' a tutto quello che avviene, diciamo così, ad oggi, per cui seguo molto Galloni, molti social dove ormai le informazioni sono di si può prendere, quindi spegnere la televisione e vedere i video sui social è l'unica cosa che c'è rimasta da fare. Sono, diciamo così, interessato anche ad altri discorsi che possono essere quelli del 5G, dei vaccini, insomma sono tanti temi su cui stanno intervenendo, ma in realtà sono sempre intervenuti, diciamo che il cerchio si sta stringendo. Il motivo per cui venire qui di persona è proprio per cercare di incontrarci, anche se io già mi sono visto insomma con alcuni di loro. Anch'io noto che c'è poca partecipazione, cioè mi sarei aspettato più persone qui, ma ormai diciamo un po' lo metto in conto, nel senso che non è la prima volta che mi trovo ad essere in pochi. E questo perché c'è, come è stato detto, appunto un problema di comunicazione e soprattutto c'è un atteggiamento, io vedo da parte dei miei coetanei, ma anche dei ragazzi, un po' di benefreghismo, cioè quando inizi a parlare dei problemi dell'economia, dei vaccini, del 5G che forse ci farà venire il cancro, tutte queste cose, le persone solitamente si girano dall'altra parte perché diventi pesante, perché non vogliono starli a sentire, perché non hanno voglia di informarsi, perché hanno paura. Perché hanno paura. Il fatto è questo, che l'unica speranza secondo me non è tanto nelle persone di età diciamo più adulta, ma probabilmente nei ragazzi, soltanto che io prendo la metro tutti i giorni, un ragazzo di 16 anni che è mio figlio, e lo vedo, loro stanno su Instagram, magari si guardano video di cavolate, ma se gli giri un video, che ne so, di qualsiasi altro argomento, potrebbe darsi che lo vedano, potrebbe darsi che no, ma la tendenza è quella. La tendenza è
scarpe 180 euro e anche io sono vittima perché poi lo certi versi a volte devi anche secondarli, però non hanno memoria storica perché non ce l'hanno, poverino, non hanno memoria in assoluto, sono come delle tabule rase, quindi lì bisogna seminare pian piano per fargli capire alcuni concetti. È un'operazione molto difficile, un'impresa, però come diceva il signore che mi ha preceduto, probabilmente è andato presso l'università dove già sono un po' più grandicelli, ma soprattutto io penso nella fascia adolescenziale e preadolescenziale sia possibile, diciamo così, instillargli qualche goccia di conoscenza, neanche di sapienza, di conoscenza. Prego. Allora, dissento un pochino da questo discorso. No, è la sua opinione. Sì, tutto è perfettibile, insomma, io ho detto un po' la mia, cerco di essere diceva una cosa, non è che riconosco tra l'altro che un problema fondamentale è di tipo economico, perché è pure l'economia che ci comandano, ci schiavizzano e fanno ciò che vogliono fare. Salve, io non so quanto tempo ho, non so che ore sono, non so da quanto siete stati, quindi se siete affamati ovviamente adesso mi viene un po' di ansia, perché devo sbrigarmi, ho una niagara di cose da dire. Ciao, io sono Isabella Pilinga, ci siamo sentite molte volte? Vabbè, allora io ho l'associazione Facilità dal 2012, che significa facilitare una nuova civiltà, e quindi questo nome è arrivato per caso, chiamiamolo così, e mi sono trovata a pormi molto il problema di come facilitare una nuova civiltà, e ho creato ogni anno un evento un po' grandicello che si chiamava Festival delle Buone Soluzioni. Le buone soluzioni sono le soluzioni a risonanza positiva e non a effetto collaterale. La base dei miei, chiamiamoli associati, è una base di femmine sensitive. E quindi noi approcciamo la realtà dal punto di vista dell'invisibile e del vero potere, secondo noi, umano. Mentre per noi, nella nostra visione, è una mente, diciamo, maschile, approccia dal problema e dal saremo impotenti, non ce la faremo mai. Penso un po' la nostra idea, la nostra percezione, ovviamente non è vero, però ecco, diciamo che tutti noi approcciamo da uno schema mentale, anche gli olistici, chiamiamoli così, hanno i loro schemi, non è che sono la Bibbia. E io quando ho cominciato il lavoro olistico, quando dicevo olistico pensavo parlasse di olio, ovviamente, quindi io del risveglio lo percepisco, lo vedo, lo conosco, ogni giorno lo apprezzo, lo ammiro, lo potenzio, ho i miei metodi, e tutti quanti gli operatori di luce, chiamiamoli così, hanno i loro metodi, e assolutamente siamo nella fiducia e nella gioia assoluta. Sappiamo che in questo momento siamo in un attimo di speciazione, tutto è profetico, nel senso c'è gente che appunto ha paura pure dell'aria che respira, e dovrà per forza, dovremo purtroppo vederli che li dovremo lasciare andare, purtroppo è una cosa triste, però ci sarà anche da fare conti con il nostro attaccamento a coloro che vogliamo risvegliare a tutti i costi e che invece dobbiamo accettare che si levino invece che si levino. E questo è una grossa prova per noi, ovviamente. E il fatto dell'unione dal punto di vista profetico sottile è che in questo momento siamo nella super specializzazione di noi stessi, e il momento in cui sapremo se io sono blu perché sono cielo o sono acqua, possiamo creare un puzzle, ma il momento in cui ancora io sono blu e sto dicendo che il blu è meglio del rosso, siamo ancora un attimo in una fase, un processo evolutivo che non è ancora diciamo realizzato. Quindi per quello che riguarda me, io pure faccio come lui, vado dappertutto, in tutti i partiti, destra, sinistra, ancora non sono stata a casa Paolo, ancora mi manca proprio pochissimo, dittatura del proletariato, cioè tutto quanto riconosco, la Lega, cioè sono stata la Lega, sono stata dovunque.
E non c'è problema, perché io so che ognuno c'ha il suo talento. Il momento in cui io sono i supereroi, non so, quei supereroi, senti, eroi, non so, quello del ghiaccio, la roccia, il fuoco, l'elastico. Siccome noi siamo supereroi e stiamo ancora a competere se è meglio l'elastico o meglio la roccia, finché non superiamo questo, e se io sono la donna elastica e quello è l'uomo roccia, e io sono in competizione con lui dicendo che comunque l'elastico è più figo della roccia, purtroppo non procediamo. Cioè, nel momento in cui io, diciamo, sono felice di avere accanto l'uomo roccia e io sono la donna elastica, ecco lì che magari facciamo qualcosa di utile. Però questo è un processo evolutivo e coscienziale, e quello che io lavoro è l'elevazione di coscienza, perché non importa se tu crei nuove leggi più belle, più fighe, ma conviene, se tu hai un'elevazione sufficiente di coscienza, non hai proprio bisogno di leggi, non hai bisogno di soldi, non hai bisogno di leggi, non hai bisogno di niente. Il problema è per noi, ovviamente, il mio talento, che non è che ho una coscienza elevata, però il mio talento è sull'elevazione di coscienza, ho gli strumenti, ma non è questa la sede per parlarne, e grazie tante per questo. Allora, no, ci tengo a dire che comunque anche la cambiale sociale, come stava dicendo e ricordando prima quando c'era l'intervento del professor Rino Galloni, si basa fondamentalmente sulla fiducia nel prossimo. È essenziale questo percorso per applicare la cambiale sociale, ma poi questo lo vedremo in seguito. Quindi si riallaccerà sicuramente anche a questo discorso, e questo per farvi capire che tutte le persone che stanno intervenendo qui e altre che interverranno nelle sedute che faremo in seguito, tutte quante formano un grande puzzle e tutti insieme formiamo e andiamo verso la stessa direzione, dobbiamo solo rendercene conto. Grazie. 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 Salve, io sono Bella Bartoletti, volevo presentare praticamente il mio punto di vista sull'espansione dell'informazione sui nostri progetti, sul nostro progetto. Io, differentemente da Fabio, penso che la cosa migliore sia proprio rivolgersi nell'ambiente universitario, perché i giovanissimi, gli adolescenti, non vogliono uscire dalla loro zona di comfort, e mettendo dentro alla loro mente queste domande, loro obbligatoriamente dovrebbero cominciare a pensare. Sono troppo giovani. Le persone universitarie invece per studio, per maturazione personale, hanno già raggiunto una certa soglia, dunque hanno più apertura. I ragazzi ci tengono alle scarpe da 180 euro, i genitori si devono uniformare ogni tanto, dunque quello e tante altre cose, il cambio del cellulare, sempre. Io vedo dei ragazzi, io ho il Samsung, il Huawei, vedo questi ragazzi con l'iPhone. Ma chi glieli dà i soldi dell'iPhone? I genitori. E allora già partiamo in un'ambientazione e un finanziamento. Però sa che ogni finanziamento. Non facciamo un Volevo semplicemente dire questo, che appoggio l'idea di Mario, che parla di entrare nell'ambiente universitario. Prima iniziamo ad invitarli questi ragazzi ai nostri incontri familiari, e poi piano piano avremo l'apertura anche verso l'ambiente universitario vero e proprio, se ci fanno parlare. Grazie. Grazie. Ma andiamo avanti, prosegue per loro, così rimaniamo in terra. Allora, buongiorno a tutti, io sono qui perché si dice no, non vorrei rimanere in video. Chi dà ci acconsente? Io non io falso ego, falso identità, io Givera Svalupa Oi, anima spirituale eterna, non acconsento. Allora, fino al 2012 di lavoro faccio il medico in questa vita, fino al 2012 ho cercato di fare solo il medico, però visto che non è bastato, perché è come se tu cercassi di costruire un castello di carte, c'è attorno la tempesta, ho fatto un viaggio in India nel 2012, ma non stuzzicato sull'argomento finanza, e ho visto, diciamo, dicendo una battuta, andando dietro la prima, seconda, terza, quinta e venticinquesima fila c'era Franca Bassotti dietro, pseudonimo per dire cose che non volevo dire. Allora, come si può tornare la Franca Bassotti? Io non lo so. Se è vero che esiste la sovranità personale individuale, sto facendo un giro di consultazioni per vedere chi ha capito qual è il problema,
che non basta, però chi ha anche le soluzioni, perché fare un'analisi, una diagnosi non è sufficiente per trovare una terapia. Per quanto riguarda la terapia, io non so quale sia. Ho sentito una interessantissima intervista con Nando Iocolo di Ria Menta a Milano 2013, in cui spiegava che, come diceva prima il professor Galloni, praticamente hanno fatto il divorzio della Banca d'Italia e del Ministero del Tesoro, hanno creato il telefonato a Ciampi e senza passare al Parlamento hanno fatto questa faccenda. Iocolo diceva che se si rinazionalizzasse la Banca d'Italia, al 2013 avremmo risparmiato 70 miliardi di euro, forse la giornata di oggi sono 80-90 miliardi. Un giorno, da bambino sciocco come sono io, ho scritto un'email al signor ministro dello sviluppo economico Luigi 500esimo Maio. Allora, pensate bene che mi poteva dire questa proposta che faceva qualcuno che ne capisce, non era questo niente, Nando Iocolo, se si poteva fare questa riconversione al giapponese o all'americano, come si chiama, allora la banca centrale del Giappone praticamente la banca Ottavio dello Stato intervenuto del Ministero del Tesoro. Chiaramente non mi voleva rispondere, non ha risposto mai nessuno. Sono andato lì anche una volta di persona che si poteva parlare con un usciere anche in altri posti, ma non c'era nessuno. Quindi sto sviluppando questo studio di questa faccenda. Sto studiando anche 5G, sono andato alla conferenza lì il 5 novembre alla Camera dei Deputati e ho visto Andrea Bergioli in molte manifestazioni inerenti ai VAX. Chiaramente tutta la documentazione che ho su VAX non la posso esporre perché siccome faccio il medico rischio di essere radiato con i medici. Vorrei scrivere 5.000 pagine un libro su questo dossier. Sono andato anche, quando non potevo andare da nessun altro, all'Istituto di Pastorale Cattolica Camigliano, che è l'Istituto Giuridico Internazionale confederato con l'Università Lateranense, coperti da segreto anche diciamo deontologico, non potevano dire quello che gli dicevo. La sorpresa è stata che quando ho cominciato a interagire con loro, adesso ho scoperto quest'anno che ha chiuso, non c'è più l'Istituto Camigliano. Il vicepresidente mi ha detto che poteva comunicare questi allarmi a 50.000 punti sensibili sul pianeta, ospedali, ambulatori, che erano in collegamento. Quindi questa cosa della pastorale diciamo cattolica sulla salute è una faccenda, un dossier ancora grossissimo. Quindi sto raccogliendo tutti questi dati, non so quale possa essere il mio rapporto. Però semplicemente volevo dire che c'è una faccenda anche strategica che nessuno considera, cioè signor Presidente, io ho visto il professor Giuseppe Genovesi che dopo pochi mesi che si è presentato in piazza diciamo contro la realtà e a 50 mi sta presente scomparso, non si sa come è scomparso il dottor Holmster. Due giorni prima è andato a conferire con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump perché voleva essere informato il presidente sulla faccenda della vaccinazione, il partito così via, vedeva che quindi c'era un numero lì che si ammalava, non c'è arrivato, è morto prima, deve essere stato minacciato di morte. C'è un elenco della giornalista Ellen Elizabeth, a 3 anni fa c'erano 88 medici che erano scomparsi in maniera imprevista e inspiegabile, dopo si erano rimessi per traverso con Big Pharma. Quindi io vorrei fare un discorso di questo legge, per sapere anche la gioia che è un aspetto credo di radiofrequenza, se è vero, arrivo grosso adesso, che è possibile che identificandoci con il GPS con il nostro cellulare, di tanto magari non lo troviamo, ci possono mandare un telefono e farci senti senza neanche vedere il bisogno di male cuore. Non ho parlato che ci sono delle armi di distruzione di massa che possono intervenire.